Mister Marco Veronese è passato qualche minuto, insomma, dal verdetto amarissimo di questa semifinale con il Napoli. Uscire ai rigori è sempre brutto, si paga un singolo errore che però rappresenta un po' tutta la stagione. Un singolo errore degli avversari vince le partite campionati e per un singolo errore mi perdo. Però ci tenevo comunque a ringraziare tutti i giocatori perché per l'annata, per la disponibilità che hanno dato. E niente, spero di comunque di essere stato anche importante per loro, per la loro crescita. Poi è normale che noi dentro sappiamo il lavoro che c'è stato, le difficoltà che ci sono state, l'annata particolare che c'è stata, quindi ripeto, poi vinci i campionati, hai le promozioni, cambiano, però credo che ci siamo guadagnati il fatto di essere arrivati a giocarci questa partita oggi. Poi sono partite particolari, quindi diciamo che l'aspetto emotivo è molto più importante rispetto ad altre cose. Quindi, vabbè, da parte mia c'è delusione perché c'è delusione per quello che poteva essere, Certo. però ripeto, adesso cerchiamo di somatizzare l'avvenuto e si va avanti, perché Intanto che facevi la doccia, che immagini ti passavano di questa ma partita? no, Cosa? adesso lì si è frastornato, c'è la tensura, pian piano mi sta venendo il calo, quindi magari nei prossimi giorni sarà peggio. Ma hai avuto modo così di ripensare a quelli che sono stati gli snodi chiave di questa partita? Cioè, siamo passati in vantaggio. Secondo me c'è stata un po' di sofferenza, sempre, cioè non era secondo me il solito Parma primavera, almeno. No, nel primo tempo siamo partiti a comandare il gioco, abbiamo sbagliato alcune cose, però Sì. diciamo che più che altro sbagliato dei posizionamenti su alcune situazioni, però se vediamo bene, Balog e Dan sono comunque arrivati solo ieri, quindi cioè Dan praticamente non ha mai giocato con noi, è un giocatore insieme a Balog che entra nel giro della prima squadra e quindi alcune cose si potevano far meglio, Awa ha sempre giocato dietro e per non lasciarlo fuori perché è comunque un giocatore importante che ha peso, che ha carisma, che è un leader all'interno dello spogliatoio, quindi in campo ti può dare, con i suoi pro e i suoi contro ti può dare comunque sempre una mano. È stato spostato a centrocampo, è entrato Luscetti che a mio avviso ultimamente stava bene e aveva delle caratteristiche, secondo me rispetto a Radu, diverse contro un giocatore che era comunque uno di quelli che avevano più qualità e che comunque garantiva anche una certa spinta. Poi davanti la scelta di Siza è stata perché secondo me in questo periodo bisogna vedere chi sta meglio. Cioè, Siza secondo me l'ultima partita l'ha fatto bene, ho visto anche la partita con la 18 sul computer l'ha fatto bene, l'ho visto carico, ma è stata una scelta più che altro perché per questo motivo, cioè perché secondo me in queste partite chi arriva da un periodo che sta meglio è giusto che giochi. Ciò vuol dire che non demeritato né Jacob, come non ha demeritato Ciccio di entrare, cioè, artistico è stato importante in giro d'andata, ha fatto di tutto per rientrare, è stato un giocatore importante per il gruppo, per la squadra, quindi per me meritava di giocare, ma come meritava Jacob, come meritava qualsiasi altro giocatore. Ovviamente non ho la pretesa che chi non fosse partito dall'inizio in questa partita
sia stato felice, però credo che l'atteggiamento di molti, non di tutti, sia stato un atteggiamento positivo. Infatti, Jacob era il primo a incitare, anche sono entrato, credo si aspettasse di giocare ed è stato di supporto per chi ha giocato, ma come tutti, ecco. Ecco, tornando appunto ad artistico, i riflettori erano abbastanza accesi su di lui perché è un giocatore molto atteso, come giustamente hai detto, aveva fatto molto nella corsa della prima parte dell'annata, poi reduce da infortunio. Ecco, il fatto di metterlo praticamente nella seconda parte della gara e non dall'inizio, probabilmente anche per prepararlo al Ma meglio a parte ne avevo già all'ingresso. parlato con lui e Sì. poi onestamente è la prima partita che fa dopo mesi, quindi è un giocatore che comunque sapevo che qualora si fosse un po' abbassato il ritmo per lui era meglio, quindi l'idea di farlo entrare dopo. È un giocatore che è un rigorista e quindi prima della partita uno non pensa mai di andare a rigori, però essendo nell'opzione l'allenatore ci deve pensare. È stata una scelta di farlo entrare dopo perché secondo me dava una mano ed anche il fatto dei compagni di vederlo che entrasse poteva essere uno stimolo in più, come poi è stato quello di Grenadis, come è stato quello di Mir. Credo che a un certo punto della partita loro siano stati un po' non più furbi, però sono stati un po' più speculari, nel senso che si sono adattati meglio a quella che era la partita. Noi abbiamo smesso di giocare, abbiamo avuto poco coraggio, secondo me, una parte del secondo tempo, anche di provare a giocare da dietro, che poi è quella che è la nostra caratteristica. Quindi sparando dei palloni fisicamente, forse a centrocampo su queste seconde palle, non è un gioco adatto ai nostri giocatori che hanno delle caratteristiche diverse. Infatti anche durante la regular season, diciamo così, abbiamo sempre sofferto soprattutto a squadre che potevano somigliare come caratteristiche al Napoli. Ma sì, io ai ragazzi dico Sì. sempre, cioè, provare a fare la partita è più difficile perché bisogna avere idee, bisogna avere un'intesa tra giocatori, bisogna capire delle dinamiche, bisogna fare. Il disfare o fare un certo tipo di partita paradossalmente è più semplice, però devi avere le caratteristiche per farlo. Dal mio avviso, ma anche un po' come era l'idea della società di provare a giocare nel settore giovanile. Questa squadra, questo tipo di calcio, ha sempre fatto un po' più fatica, perché è Mallo è un giocatore che con la palla sui piedi ha grandi potenzialità, è un giocatore che ha migliorato tanto le interdizioni, ma a livello di contrasto con gente che comunque oggi loro erano strutturalmente a centrocampo, secondo me, un po' più pesanti di noi, e era una partita da non interpretare così. Poi, bisogna avere la forza, la bravura di farlo per tutto l'arco della partita, però gli altri vengono per giocare anche loro, non è che si gioca uno Poi contro nessuno. bisogna anche riconoscere che hanno colto anche una traversa, se non sbaglio, insomma, hanno avuto anche Sì, qualche hanno avuto qualche occasione. occasione, hanno avuto questo gol che ci ha tagliato le gambe, hanno avuto un tiro da lontano, noi abbiamo avuto un'occasione davanti al portiere, abbiamo avuto delle situazioni che potevano sfruttare meglio, però Comunque, insomma, c'è amarezza perché è vero che alla fine l'importante, la mission è far crescere i giocatori in un settore giovanile, anche la primavera per certi versi, però è chiaro che quando arrivi a giocare l'obiettivo allora, stagionale. io dico sempre una cosa, Sì. se vinci il giocatore migliora e perché il giocatore è migliorato vinci. Quindi poi onestamente parlano sempre tutti di però vincere fa gol a tutti, piace a tutti. Per me vinci se il giocatore migliora, cioè se tanti giocatori migliorano è più facile che vinci le partite che non le vinci. Poi io credo che il valore dei giocatori sia anche un po' dato nel DNA, quindi sono squadre che sono
molto più forti di altri perché hanno giocatori più forti. Poi lavorando bene tutti i giorni, lavorando in tutti gli aspetti, cioè, creando empatia con i giocatori, è più facile migliorare, ma se hai già una squadra forte è più facile vincere i campionati. Noi, un po' la storia del nostro campionato, in alcuni momenti, in alcune situazioni abbiamo avuto delle difficoltà, però non si può non riconoscere il fatto che, dal mio punto di vista, però io ho creduto in queste cose qua, è stata una squadra che ha proposto delle idee che a me piacciono. Poi uno può riconoscerle, possono piacere oppure no, possono essere molto vicine all'idea della società, posso essere magari andato a discostarmi su alcune piccole cose, ma io credo di aver fatto sempre per il bene sia della società che dei giocatori. Ai giocatori ho visto che hanno sposato quest'idea, gli piaceva, quindi è così. Poi, ripeto, quello che sarà anche il futuro mio, di tanti giocatori, poi quello starà la società a deciderlo. Adesso è presto pensarci. E chiudiamo appunto con un pensiero sui ragazzi, per quanto possono essere usciti un po' frastornati dopo, insomma, aver perso la partita gli ultimi 5 minuti e poi, vabbè, supplementare i rigori. Chiaro che immagino abbiano avuto un po' di contraccolpo. E com'è stato, diciamo così, il vostro commiato finale? Ma io, se devo essere onesto, sono solo da dire Rinaldi alla fine perché era il ragazzo che aveva sbagliato il rigore, ho visto che piangeva. Non sono entrato nello spogliatoio, ma un po' per la delusione mia, ma anche perché non credo tanto alle parole di circostanza in alcuni momenti. A caldo in queste situazioni si rischia sempre di dire delle cose sbagliate, quindi è giusto che ognuno abbia le proprie reazioni, le proprie emozioni a fine partita. Poi quello che è stato il rapporto durante l'anno con i giocatori, con tutte le persone che hanno lavorato un po' a me, non c'è bisogno di una parola adesso da utilizzare, quindi ci sarà modo poi in questi giorni di parlare con tutti, di ringraziamenti. Poi vedo adesso è ancora fresca, quindi io rido, però credo di essere forse quello un po' deluso, un po', un bel po' deluso. Io ti ringrazio anche per la disponibilità perché chiaramente, insomma, avessimo commentato il successo e la promozione sarebbe stato sicuramente più semplice, una gioia per tutti, però insomma, anche in questi Vabbè, momenti di ti difficoltà ho è fatto giusto aspettare un esserci. po' per fare l'intervista, però. Io appunto te l'ho fatta più lunga del solito, così mi sono vendicato. Grazie comunque di tutto, mister, e in bocca al Grazie lupo e vediamo cosa succederà. a te. Vediamo. Grazie. Ciao Mike.